Solo per Caserta, è lo slogan del partito in cui sono candidato, Giampiero Zinzi per Caserta, è uno slogan su cui credo molto. Solo per Caserta, per motivi che sono poi alla base del nostro programma. Sono casertano, sono nato e cresciuto a Caserta e in questo periodo la preoccupazione che più si è avuta come cittadino è quella relativa alla sicurezza. Caserta non ha mai vissuto un periodo di qualità, di vivibilità come quello attuale. Siamo al 93° posto come capoluogo di provincia a livello nazionale, come abitabilità e vivibilità della città. E rispetto a quello che è la sicurezza cittadina, noi abbiamo vissuto un periodo in cui la città è stata totalmente abbandonata alla violenza. Solo nelle ultime settimane si è avuto un presidio delle forze dell'ordine che ho apprezzato, che è stato ben accetto e che è volto a quello che è, il controllo e la vigilanza del territorio e si auspica che anche nei prossimi mesi si avrà questo tipo di intervento. Ciò che dispiace è vedere le attività commerciali ancora una volta punite, perché il mio pensiero è che le attività commerciali e gli esercenti, dopo un lungo periodo di non lavoro, abbiano ulteriormente subito un provvedimento liberticida che va a danneggiare l'economia della città, perché la violenza non si blocca con la chiusura dei locali. Il locale deve essere aperto fino a naturale orario e sino a quel momento la città deve essere controllata e vigilata, ma l'attività commerciale non deve essere chiusa. E il nostro impegno è quello di rendere la città di Caserta una città vivibile, dove camminare in tranquillità durante la notte non è un momento di terrore o di paura, bensì è un momento in cui il cittadino si deve sentire libero di muoversi, camminare, di poter accedere ad un esercizio commerciale senza la preoccupazione di poter subire delle violenze. E questo può succedere solo attraverso la prevenzione, con un sistema di videosorveglianza attivo sul territorio, una videosorveglianza finalmente funzionante, dove la centrale di controllo potrà analizzare in momento reale tutte le situazioni della città durante la giornata per poter intervenire al più presto e prevenire qualsiasi tipo di intervento violento o comunque che vada a ledere la libertà altrui. Sono Emanuele Pappagallo e sono candidato alle prossime amministrative comunali del 3 e 4 ottobre alla carica di consigliere comunale nella lista Giampiero Zinzi per Caserta, in appoggio alla candidatura del candidato sindaco Giampiero Zinzi.